Allora, oggi proviamo le Pirelli Scorpion XC S all'anteriore, spero si veda, e la R al posteriore. Due gomme da cross country per terreni abbastanza molto impegnativi, dice. Ha pure smesso di piovere da poco, quindi adesso ci facciamo un giro. Prima un po' per vedere se diciamo, scorrono bene e poi vediamo come vanno su in discesa. Magari cerchiamo di fare qualche discesa impegnativa. Partiamo. Allora, questa è la pietra cantoniera, diciamo come riferimento mio praticamente. Allora, ho fatto 13 chilometri, c'è pure scritto 13, 13 chilometri, 400 metri di dislivello circa, il mio record è 37 minuti, adesso penso ci ho messo una quarantina di minuti, quindi diciamo che per quella tipologia di pneumatici penso che va bene, cioè il tempo è buono, credo. Si potrebbe pure andare un po' più forte, però... Cioè queste sono gomme più da grip che da scorrevolezza, quindi penso che 40 minuti penso che va bene. Proseguiamo e andiamo a provare in discesa adesso. La giornata è pure uggiosa, quindi è perfetta per diciamo testarle sui sentieri. Allora, questo è un percorso diciamo abbastanza. Il primo tratto è abbastanza facile, poi dopo la parte del bosco, l'ultimo pezzo diventa molto impegnativo, soprattutto perché siamo su una bici da cross country, i freni che non ne possono più. Ok, essendo una bici da cross country, diciamo il percorso, la parte finale lo usiamo per fare enduro, quindi bilanciata. Vabbè, fin qui niente di che, perché a parte il panorama, perché diciamo, il percorso è abbastanza facile. L'unica cosa, essendo bagnato, la parte del bosco sarà estremamente impegnativa. Vabbè, qui c'è un po' di ripido. Ok. Siamo qua, percorso abbastanza facile. Ok, freno davanti prende, che non posso arrivare dentro al bosco col freno davanti che non prende. La parte, cioè qua la difficoltà è che forse è un po' esposto, ma neanche tanto. Alla fine è abbastanza facile. Cioè, il problema adesso tra qualche metro che inizia la parte boschiva. Cioè, è piovuto tanto perché io vicino alle foglie mi sto bagnando proprio tanto. Mamma mia. Ok, adesso qua inizia la parte boschiva e praticamente qua, come potete vedere, il percorso cambia tutto, cambia la morfologia e quindi bisogna guidare bene. Qua è il primo tratto difficile, c'è cioè una sponda qua, salire e poi scendere. Questa è una bici da cross country, stiamo parlando di una bici con 120 mm di escursione avanti e 110 dietro, una Yeti SB 115. Comunque, qui c'è un bel gradino, andiamo si fa. E qui c'è questo pezzo qua, ecco qua, mi stiamo ricettando, e qui c'è questa ripida, qui o si va a sinistra, diciamo, staccata mortale,
sinistra con uno spress, un gancino. Fortunatamente oggi è la giornata ideale per testare queste gomme, perché un sentiero asciutto non sarebbe stata la stessa cosa secondo me, eh? Invece così il test è molto probante. Il test è molto probante perché le pietre sono tutte bagnate, tutto slippery. Adesso c'è una bella curvassetta a destra e qua inizia, diciamo, il percorso un po' più difficile. Oh mamma mia, è anche un po' esposto. Adesso queste pietre qua che sono un po' piscine, questo passaggino qui che è un passaggio un po' così, ecco, test molto probante, perché qua è tutto scivoloso, cioè non è... Adesso dobbiamo fare il drop che abbiamo fatto ieri, praticamente, e vai, plug and play. Ok, abbiamo appena finito, diciamo, di fare il giro. Fortunatamente abbiamo trovato le condizioni ideali per fare questo test di questi copertoni Pirelli Scorpion XCS all'anteriore. S sta per soft, nel senso che il copertone non è soft, il copertone serve per i fondi, diciamo, soft, fondi morbidi, per i fondi, diciamo, bagnati, che possono essere bagnati, possono essere pure asciutti e secchi, molto secchi. Quindi questo copertone oggi, diciamo, l'abbiamo testato bene, fortunatamente, proprio perché oggi è stata una giornata molto uggiosa, molto piovosa, e quindi abbiamo fatto un test giusto. Posteriore abbiamo un Scorpion Trail R, che praticamente R sta per rear, quindi questa è una gomma proprio specifica per il posteriore. Diciamo che, allora, per quanto riguarda, diciamo, la fase dinamica, nel senso una fase di pedalata, che abbiamo praticamente, ho fatto 1000 metri di dislivello, 30 km in circa 2 ore e 20, quindi diciamo è abbastanza, diciamo, per me, per i miei standard è abbastanza buono. Per quanto riguarda, diciamo, la fase, diciamo, discesistica dei copertoni, per come vanno, secondo me, con questi copertoni qua, qualche anno fa ci si faceva proprio tranquillamente enduro, soprattutto con l'anteriore, con lo Scorpion S, che è praticamente mostruoso, veramente, cioè non ha mollato quasi mai. Oggi era bagnato e i percorsi che abbiamo fatto non erano percorsi proprio scorrevoli da XC, anzi erano percorsi belli incazzati. Prossimamente proverò lo Scorpion, al posteriore lo Scorpion XCH, diciamo, il copertone, diciamo il peso è di circa 810 grammi per tutte e due le gomme, quindi diciamo che in linea con quello che dichiara Pirelli. Sicuramente ci sono copertoni da XC che sono molto molto più leggeri di questi, però a livello prestazionale non credo che arrivino a fare queste cose che fanno questi qua, sinceramente, soprattutto durante, diciamo, il periodo quando i sentieri non sono messi bene, cioè d'inverno praticamente, che se vogliamo andare lo stesso sui trail bisogna avere un copertone che ci sostiene, anche se facciamo cross country, perché, cioè, un po' di tempo fa qualcuno si lanciava a dire down country, però visto che il mondo della mountain bike aveva bisogno di tutto ma non di un altro segmento, quindi praticamente si è capito che il cross country doveva evolversi un po', e quindi si è evoluto giustamente, e quindi c'è bisogno anche di copertoni adeguati, e questi sono, diciamo, i copertoni secondo me adeguati da usare durante il periodo invernale, o se ci piace fare, diciamo, di guidare in un certo modo. Prossimamente monterò lo Scorpion XCH al posteriore e vediamo come va. Sicuramente non andrà come questo in discesa, però magari sarà molto più scorrevole, vi faccio sapere.